Buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere quest'oggi di ospitare Andrea Patragnani, avvocato e funzionario della pubblica amministrazione e quest'oggi anche nella inedita veste di scrittore. Ciao Andrea. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Andrea ha scritto un libro molto bello su Piero Calamandrei e sul suo rapporto con il Partito d'Azione. Il libro che adesso vedete in sovrimpressione si intitola Tra politica e diritto, Piero Calamandrei e il Partito d'Azione, edizione Diodati. È un volume che oso definire come insolito perché spesso quando si tratta di questi personaggi di rilievo nazionale così importanti, così profondi, ci si limita ad aspetti superficiali della loro vita, ad aspetti superficiali delle loro opere, agli aspetti superficiali degli ambienti sociali che hanno frequentato, mentre quest'opera ha l'immenso pregio di approfondire molto il pensiero di Calamandrei, il pensiero del Partito d'Azione, le vicende del Partito d'Azione, praticamente misconosciute nel nostro paese, e quindi è un libro che mi sento di consigliare. Allora, io direi innanzitutto, Andrea, di iniziare. Se ci racconti un po' di questo libro, come è nata l'idea, come mai ti sei appassionato a Calamandrei, so che anche che c'è qualcosa di autobiografico in questa tua opera. Sì, grazie Marco. Ti dirò che il libro nasce da un precedente lavoro universitario per una tesi di laurea che ho recentemente discusso e che ha fornito sostanzialmente la base per sviluppare le tematiche trattate. In effetti, fin dalla scelta dell'argomento per la tesi, la figura di Piero Calamandrei e il suo intersecarsi con le vicissitudini del Partito d'Azione attestano in qualche modo il mio legame personale e anche familiare con quell'ambiente culturale. Infatti appartengo a una famiglia che da almeno quattro generazioni ha condiviso gli stessi ideali di libertà e di giustizia dei protagonisti del libro. Pensa che mio nonno Carlo fece parte dei primi gruppi polesani del movimento che appunto si chiamava Giustizia e Libertà e che, come sai, costituì il nucleo fondante del Partito d'Azione. E durante la dittatura fascista fu anche arrestato a causa di questa sua militanza. Io ho avuto modo fin da giovane di respirare queste idealità e di approfondire all'università lo studio degli scritti, anzitutto giuridici, di Calamandrei, che fu, prima che un uomo politico, un insigne giurista, un avvocato, un docente universitario. Da qui ecco infatti come nasce il titolo, Tra politica e diritto, Piero Calamandrei e Partito d'Azione. Di Calamandrei poi mi ha sempre affascinato il suo rigore morale, che gli impediva di cedere sui principi, rigore però accompagnato da una, la definirei, intelligenza pragmatica, che gli permetteva di comprendere come in certe situazioni fosse molto più utile, come dire, tra virgolette, lavorare dall'interno piuttosto che opporre sterili rifiuti, come accadde per esempio quando Calamandrei accettò di collaborare alla stesura del nuovo codice di procedura civile, che grazie proprio al suo apporto divenne un valido testo legislativo, invece di risultare un codice fascista come avrebbe desiderato il regime. Diciamo che oggi viviamo in un'epoca in cui ci siamo abituati a chiamare eroe chi si trova a porre in atto azioni che per carità sono senz'altro encomiabili, ma che rientrano nell'adempimento dei propri compiti, perché abbiamo in qualche modo smarrito la concezione classica, antica dell'eroe, che è colui che invece forza le maglie del destino, in qualche modo fuoriesce dal tracciato che gli è stato riservato dalla sorte. E ecco, diciamo che oggi Calamandrei apparirebbe senz'altro un eroe, anche se lui sicuramente respingerebbe tale definizione, perché invece ribadirebbe di aver fatto solo il suo dovere di uomo e di cittadino, convinto come era, e noi con lui, che citando Brecht, è quel paese felice, il paese che non ha bisogno di eroi. Beh, Andrea, grazie, ci stai appassionando a questa tua fatica intellettuale. E,
deve essere appunto, io lo consiglio perché l'ho letto e lo so, è un libro, diciamo, pieno di sorprese. Sì. E adesso vorrei chiederti di esporci brevemente quali erano le idee di Piero Calamandrei e quali erano le idee del Partito d'Azione. Però nel far questo ti chiederei di tralasciare un po' quella che è stata l'opera del Partito d'Azione all'interno dell'Assemblea Costituente, non solo perché penso che sia l'aspetto maggiormente conosciuto dell'azione del partito. Ovvero questa opera di mediazione che c'è stata tra il Partito Comunista, che era preso all'interno dei fumi rivoluzionari, e invece la Democrazia Cristiana che voleva uno Stato sostanzialmente confessionale. E quindi oggi si può affermare che il Partito d'Azione ha dato la genesi vera e propria alla Costituzione e a quelli che sono i suoi principi di equilibrio. Di democraticità tra le parti in gioco. Ecco, io ti chiederei di tralasciare questo aspetto perché penso che sia il più noto del Partito d'Azione e ti chiederei di approfondire invece quello che era proprio l'origine ideologica del partito e il suo programma. E allora ti svelo una cosa così in diretta: noi come centro ricerche vorremmo fare una biblioteca e un archivio, insomma, col tempo vorremmo realizzarla. E una delle opere che saranno dentro questa biblioteca sarà proprio un libricino propagandistico del Partito d'Azione che è stato stampato nel 1946 in vista delle elezioni referendarie. E questo libricino si intitola Il Partito d'Azione. Che cos'è e cosa vuole? È proprio una pubblicazione di, non so, 30 pagine, una piccola cosa che sarà nella nostra biblioteca, quando riusciremo appunto ad aprirla. E quindi per noi è importante conoscere questa risposta, insomma. Grazie. Sì, tra l'altro la questione dell'apporto del Partito d'Azione di Calamandrei in Assemblea Costituente viene trattato ampiamente nel mio libro, quindi adesso lo tralasciamo. Invece, guarda Marco, in sintesi possiamo dire che Calamandrei è certamente, sia per estrazione sociale che per milieu, cioè per ambiente culturale, un borghese liberale radicale, al quale il padre ha trasmesso il fervore repubblicano, mazziniano e l'amore per la democrazia, ma che al contempo sente veramente impellente la necessità di affiancare a una visione liberal-democratica dello Stato dei consistenti correttivi sociali a favore delle masse popolari. Un'integrazione che è certamente di tipo socialista, ma senza contaminazioni ideologiche. Perché comunque il fine ultimo è sempre l'uomo, con le sue esigenze morali, materiali, fisiche e spirituali. Da qui anche la concezione di Calamandrei dei diritti di libertà, che non possono essere, a suo avviso, intesi come una mera garanzia di spazi di libertà e quindi di isolamento da una comunità percepita come ostile, quale potrebbe essere lo Stato, che quindi dovrebbe solo astenersi da un'azione limitativa di tali diritti. Questi diritti devono invece anche ricomprendere i diritti sociali ed economici, come per esempio il lavoro, la casa, l'assistenza medica e sanitaria, la scuola, che pertanto lo Stato deve impegnarsi attivamente a garantire, predisponendo i mezzi adeguati a soddisfarli. Perché vedi, diversamente, senza una giusta dose di equità sociale, anche le libertà individuali diventano un lusso che pochi possono permettersi. E non vi può essere vera democrazia se diritti politici di libertà e diritti sociali non convivono e non si integrano. Appare allora del tutto evidente che con queste premesse Calamandrei si trovasse a suo agio aderendo al neonato Partito d'Azione, il cui programma potrebbe essere proprio riassunto nel concetto di rivoluzione democratica. Anzitutto la Repubblica Democratica come ricostruzione morale prima ancora che politica della civiltà italiana dopo la barbarie, il sopruso, il pregiudizio
instaurati dal fascismo e dal suo ancor più terribile alleato nazista. Poi gli azionisti memori della lezione di Carlo Rosselli, non dimentichiamolo mai, una lezione testimoniata con la morte sua e del fratello Nello per opera di sicari fascisti a Parigi, lezione per cui il socialismo è inteso come un liberalismo in azione. Ecco, il Partito d'Azione rappresentò all'epoca il tentativo di sintesi più avanzata in Europa delle istanze liberali con quelle socialiste. La libertà politica congiunta con l'eguaglianza e la giustizia sociale. In una parola, il liberal socialismo. Parola felice, peraltro, perché in essa i due termini liberalismo e socialismo, con tutte le loro implicazioni concettuali, divengono uno solo e nell'uno è aggettivo dell'altro. Infine, non dimentichiamo la fede profonda, tutta laica, nell'uomo. Un vero umanesimo integrale, esaltato nell'ambito del partito, dall'unità del popolo, dei lavoratori manuali con gli intellettuali, stretti tutti in una fraterna solidarietà, dove la libertà e la dignità di ognuno si rispecchiano nella libertà e nella dignità di tutti gli altri. Una vera democrazia, in definitiva, non è solo un luogo dove ogni tot anni si va a votare, ma è anche e soprattutto, direi, un luogo dove l'individuo e la comunità non sono in contrapposizione, perché la libertà del singolo non è soltanto libertà dai condizionamenti sociali, ma è anche garanzia di espansione sociale. Direi che è una bella lezione da tenere a mente quando finalmente usciremo da questo periodo di ristrettezze legate al contagio virale. E questo ce lo auguriamo con tutto il cuore. Bene, allora, per concludere la presentazione di questo libro non può mancare una domanda sull'attualità, sull'oggi, cioè un riferimento alla situazione che sta vivendo, probabilmente vive da sempre, l'Italia. E quello che vorrei chiederti è come mai nel nostro paese non è mai stato possibile creare, costituire, formare un'area che fosse socialista, riformista, illuminista, che fosse ancorata ai principi che tu prima hai esposto, e mentre l'Italia si è sempre spaccata su posizioni estreme, infatti di estremismi. Penso prima al Partito Comunista e alla Democrazia Cristiana, e oggi ai vari populismi che circolano nel nostro paese, dai 5 Stelle alla Lega, e a mio modo di vedere anche nello stesso Partito Democratico, che ha votato, avallato in Parlamento con i propri parlamentari leggi quali ad esempio il taglio di parlamentari, quali il sostegno a politiche come il reddito di cittadinanza, meramente assistenziali e non di sviluppo, non di investimento, avallato le riforme del processo penale, cioè atti che secondo me appartengono più, diciamo, alla massa infuriata del popolo che a una politica razionale. Allora, volevo chiederti come mai in Italia non si è mai riusciti a creare un'area riformista, illuminista, laica, come era quella del Partito d'Azione, e secondo te è una questione di DNA degli italiani, è una questione di incompetenza della classe dirigente, oppure di non so, la classe dirigente se ne approfitta di questa situazione per poter, diciamo, rimanere lì ad ondeggiare? Quali sono secondo te le motivazioni? Vorrei dire che sembra quasi paradossale che un paese come il nostro, che ha dato i natali a Machiavelli e quindi alla razionalità applicata alle dinamiche politiche, sia poi stato spesso nella sua storia preda degli opposti estremismi ideologici, politici e anche religiosi. Non solo opposti estremismi tra di essi, ma anche tra una supposta purezza e il peggiore trasformismo. Ma si sa, sai come si dice, nemo profeta in patria, insomma nessuno è profeta nella sua patria. E poi, ripensandoci, addirittura la reazione a questi estremi ha provocato danni peggiori del male che si voleva curare.
pensiamo alla tragedia del fascismo e anche al populismo che tu ricordavi e che va tanto di moda adesso, e altro non è che un, direi, collaudatissimo artificio, anzitutto linguistico, per far sembrare al popolo che si è sensibili alle sue istanze, mentre si perseguono in realtà interessi diametralmente opposti. E in questo contesto nazionale si situa anche la difficoltà di costruire quell'area riformista e liberal-socialista, bene hai detto illuminista, un mare in cui il Partito d'Azione cercò di ancorarsi, seppur per breve tempo, prima di frantumarsi sugli scogli delle pressioni ideologiche e geopolitiche del tempo, lasciando tuttavia un vuoto che è tuttora incolmato, nonostante molte siano state le forze politiche che hanno cercato, e per lo più in vano, di occupare quello spazio. Non so, penso nel tempo ai repubblicani, ai socialdemocratici, ai radicali, ai socialisti, alla sinistra indipendente, fino ad arrivare a certe frange del centro-sinistra attuale e dello stesso Partito Democratico. E, purtroppo, oltre alla indubbia difficoltà di far comprendere alla maggioranza degli elettori una proposta certamente avanzata come quella azionista, sai, non penso che sia una questione solo di classe dirigente, perché in definitiva viviamo da oltre 70 anni in democrazia e la classe dirigente ce la scegliamo noi. Gli eletti sono lo specchio fedele degli elettori, anche se a pochi piace sentirselo dire. A mio avviso pesa una tara storica e culturale, data dal fatto che gli italiani, che peraltro sono tali solo dal 1861, non dimentichiamolo, hanno sempre subito prima dominazioni straniere e hanno sempre visto nei governanti o dei tiranni inaffidabili da cui scampare, o dei potenti da adulare per ottenere qualche vantaggio personale, e alla fine perdendo di vista l'interesse collettivo e perpetuando questo modo di intendere la politica e il governo della cosa pubblica fino ad oggi. E tutto questo, se mi permetti, se mi consenti, condito dal cattolicesimo romano imperante, che ha contribuito a instillare una diffusa opinione per cui alla purezza della fede proclamata pubblicamente fa da contraltare il mercanteggiare delle indulgenze sotto banco. Quindi il riformismo, che è l'arte nobile dell'umile passo dopo passo e del compromesso alto, inteso in senso elevato, è stato sempre scambiato e svenduto per la destrezza spregiudicata e il compromesso basso. A fronte della fedeltà a parole, a ideali immacolati, per cui o rivoluzione o niente, no? E che in un paese come il nostro, che non ha mai fatto rivoluzioni, significa niente. Quindi questa ritengo sia la causa essenziale. Rimango comunque moderatamente ottimista. Diciamo che, per dirla con Gramsci, al pessimismo della ragione contrappongo l'ottimismo della volontà, e rimango convinto che la lezione di Calamandrei e degli uomini come lui, che seppero unire un rigore morale a un pragmatismo intelligente, il tutto volto a una profonda fede nell'uomo, sia più che mai attuale per permettere a ciascuno di noi e al nostro paese nel complesso di lavorare ancora e nuovamente per il bene e per il progresso dell'umanità. Beh, Andrea, con queste bellissime parole, allora possiamo concludere questa presentazione. Direi che di spunti ce ne sono molti. Io, a differenza tua, sono sempre stato moderatamente pessimista. Sarà perché nel corso degli anni ho sempre visto un po' peggiorare la situazione, e quindi devo sempre combattere contro me stesso per riuscire a vedere, diciamo, una via d'uscita o comunque un modo per realizzare quei principi in cui credo. Ecco. E allora, niente, ci salutiamo. Consiglio a tutti il libro di Andrea, che è Andrea Petragnani, potrete trovarlo in vendita anche in internet. Adesso lo vedete in sovraimpressione, è Tra politica e diritto,
Piero Calamandrei e il Partito d'Azione, edizione Diodati. Perfetto, io vi saluto. Andrea, grazie per essere stato con noi, per la tua disponibilità. E a grazie, voi... grazie Marco, grazie a tutti. E a voi tutti, ci vediamo alla prossima. Grazie.